nuove opportunità di sviluppo per il territorio, regole condivise e sostenibili, progetti strutturali, innovativi e di lungo periodo. ATRIS si appresta a ridefinire i suoi strumenti urbanistici attraverso la MLG, Multi-Level Governance, una innovativa forma di governo del territorio che punta a creare nuove sinergie tra attori pubblici e privati. Attraverso questo approccio di matrice europea basato sulla collaborazione tra enti locali, cittadini e portatori di interesse, l'amministrazione comunale elaborerà simultaneamente i futuri piani urbanistici della città. Tre sono le strategie che ispireranno ed accompagneranno il processo della multilevel governance. La sicurezza, che riguarda la stabilità del territorio per la prevenzione dei problemi urbanistici ed ambientali. La sostenibilità, fondata sul corretto uso del suolo e ispirata a principi di carattere solidale ed ecocompatibile. Ed infine l'identità, attraverso la quale si intende valorizzare la matrice culturale e artistica di ATRI per renderla attraente ed attrattiva. Nel biennio 2011-2012 un team multidisciplinare redigerà 4 piani territoriali. Il primo strumento è il nuovo piano regolatore generale, che punta ad incentivare la qualità degli edificati e dei manufatti del territorio e mira al consumo zero di suolo attraverso una densificazione urbana controllata. Il piano particolareggiato del centro storico ha invece come finalità l'attrazione di giovani e creativi e lo sviluppo del sistema dell'albergo diffuso, tramite l'articolazione di un mix di funzioni e servizi per la residenza, la formazione e il turismo di qualità. Il terzo strumento è il piano per il parco agricolo, in cui promozione del verde, creazione di una rete di eccellenze agrituristiche e incentivazione della bioedilizia costituiscono i principali indirizzi da perseguire. L'ultimo piano riguarda la gestione del sito di interesse comunitario, SIC. Il piano si propone, in sinergia con il parco agricolo, di tutelare la biodiversità, valorizzare le risorse paesaggistico-ambientali e di incentivare il risparmio idrico e l'uso delle energie rinnovabili. La multilevel governance di ATRI ha due grandi obiettivi di fondo: favorire la partecipazione dal basso e rafforzare l'efficacia dell'azione pubblica nello sviluppo sostenibile del territorio. Il coinvolgimento dei portatori di interesse rappresenta quindi uno degli strumenti principali per l'elaborazione dei nuovi piani urbanistici comunali. Lungo il percorso della MLG, infatti, saranno organizzati dei momenti di partecipazione pubblica, attraverso i quali verranno raccolti i bisogni e i punti di vista di cittadini, operatori di settore, associazioni e imprese che operano sul territorio. Lo strumento che verrà utilizzato è l'OST, Open Space Technology. L'OST è un incontro pubblico, gestito tramite una metodologia innovativa, che consente un confronto aperto e stimolante tra i partecipanti, che, durante il suo svolgimento, proporranno gli argomenti da discutere e organizzeranno i tavoli di lavoro. La MLG si caratterizzerà anche come un percorso di coinvolgimento istituzionale. Gli obiettivi contenuti dei nuovi piani saranno determinati anche tramite un vaglio congiunto di istituzioni ed enti locali, attraverso la conferenza di copianificazione, un'attività di concertazione tramite cui formare e successivamente approvare le varianti strutturali dei nuovi piani del Comune di ATRI. Il progetto di redazione dei nuovi piani urbanistici nasce dai risultati emersi all'interno del piano strategico comunale L'avventura delle idee, i cui obiettivi hanno ispirato il processo di multilevel governance. Il team multidisciplinare ha già costruito in quest'ottica un quadro conoscitivo del territorio al fine di mettere a fuoco le linee di pianificazione da perseguire e i temi da porre all'attenzione della comunità locale. Il documento preliminare che ne consegue costituisce sia il riferimento generale dei percorsi di partecipazione che verranno implementati, sia il punto d'inizio per la redazione dei 4 piani, che tracceranno a loro termine il bilancio urbanistico ed ambientale di ATRI e il suo nuovo sistema delle regole. Attraverso l'approvazione dei 4 strumenti urbanistici,
Il laboratorio ATRI determinerà nuove opportunità di sviluppo, rafforzerà l'azione degli attori pubblici nella gestione del territorio e creerà le condizioni per una valorizzazione identitaria ed economica della città.